Benissimo, allora i problemi tecnici di regia sono stati risolti e qualcuno ci sta boicottando. Non sappiamo se è stato il Vaticano, non sappiamo se è stato qualcuno, non lo so, della Lega, perché sappiamo cosa ne pensano. Comunque, in ogni caso, andiamo avanti, Gabriella. In audio, a bene o male, stavi spiegando il contenuto del libro e le motivazioni che ti hanno spinto, insieme agli altri autori, a Gianmario Felicetti, a Bruno De Filippis e a Filomena Gallo, a scrivere questo libro. Vuoi continuare? Certo, allora noi abbiamo pensato ad un manuale che fosse estremamente pratico e quindi utile, a costo di scrivere con un linguaggio che magari potesse in qualche modo precludere la competenza del diritto, ma che fosse estremamente utile per le persone, punto. Allora abbiamo iniziato in quattro a discutere su quelle che erano le possibilità che attualmente esistono in Italia per le coppie non matrimoniali. Questo Certo. vuol dire che, dicevo prima, l'Italia non le considera e solo grazie a qualche sentenza ci sono delle leggi che riconoscono le unioni o eterosessuali dello stesso sesso per dare comunque delle tutele a queste persone. Per esempio la legge sui trapianti, quella è chiarissima. Il compagno può essere considerato alla stregua di un coniuge, ma per tutto il resto non è così. Non è così sul discorso dei figli, non è così sul discorso del testamento, non è così sul discorso delle case, non è così su tutto il resto. E allora abbiamo cominciato a discutere tra noi e ad impostare questo che appunto voleva essere un manuale estremamente agile perché desse degli input alle persone per muoversi in mezzo a questi chiaroscuri che esistono nell'ordinamento italiano, dove comunque la cosa fondamentale è che queste coppie, che sono tante, non vengono nemmeno considerate, e il diritto privato che invece ti offre delle possibilità di tutela. Allora, purtroppo in Italia, l'Italia non riconosce queste coppie, non sono poche, dicevo. Allora, gli ultimi dati e le ultime proiezioni dell'Istat e del Censis dicono che si parla di milioni di persone, perché esistono per esempio i matrimoni che sono diminuiti, quelli i sacri matrimoni tra uomo e donna fatti con il rito concordatario, sono diminuiti moltissimo negli ultimi anni. Sono passati da 420.000 30 anni fa a 215.000 l'anno scorso. Esistono comunque una serie di famiglie che lo Stato non considera e questo è gravissimo perché lo Stato laico deve essere inclusivo delle persone e quindi dovrebbe offrire, declinando i diritti rispetto alle scelte delle varie famiglie. Declinare i diritti vuol dire che per le coppie non matrimoniali dovrebbero essere previste delle tutele per le coppie matrimoniali, invece altre, con un problema che per esempio le persone dello stesso sesso, le persone dello stesso genere, anche se volessero farlo, non potrebbero diventare coppie matrimoniali perché il nostro ordinamento non lo prevede. Questo vuol dire che, come certi diritti, prima di tutto noi sosteniamo una proposta di riforma complessiva del diritto di famiglia che vada proprio a declinare ai vari livelli i diritti che sono fondamentali e che devono essere assicurati, per esempio per i figli, ma che però non precludano la possibilità alle persone che scelgano delle istituzioni di convivenza più leggere di scegliere liberamente i diritti e i doveri che queste comportano. Faccio un esempio: la persona sposata matrimoniale ha il diritto alla fedeltà. Uno dei diritti previsti. Potrebbe essere che tra una coppia di conviventi questa cosa non sia fondamentale e giustamente potrebbero evitare di assumerla. Questo, ma tutto il resto, vuol dire per esempio il fatto di avere delle informazioni che ti permettano di difenderti rispetto al testamento. Allora, noi abbiamo in Italia una delle solite
norme che sono solo italiane perché nel resto dell'Europa non esistono, che è quella della garanzia della legittima per la persona che deve fare un testamento. La legittima è il fatto di tutelare un terzo dei tuoi beni, cioè di destinare necessariamente e per legge un terzo dei tuoi beni ai familiari stretti che sono i genitori e i figli. Nel momento in cui questa regola non venisse rispettata, il testamento potrebbe essere impugnato dai parenti, e parliamo di parenti fino al sesto grado. Allora, è importante che le coppie non matrimoniali sappiano che esiste questa normativa perché possano, eventualmente, tutelando questo discorso della legittima, però poter utilizzare il resto del loro patrimonio lasciandola a chi effettivamente vogliono, per esempio il compagno o la compagna. Certo. Allora, l'informazione che noi vogliamo fare con questo libro è fondamentale per due motivi, perché permette a queste coppie che comunque sono attente alla tutela della loro unione la possibilità di sapere in quali settori comunque esistono delle tutele e come accedervi, e invece la presa di coscienza del fatto che comunque lo Stato non le considera e che quindi ci sono dei diritti a cui loro non possono assolutamente essere ammessi. Questa presa di coscienza secondo me è fondamentale, perché magari ci saranno delle coppie che si arrabbieranno e che verranno da noi dicendo: noi siamo discriminate perché. Io sto parlando di coppie che non sono solo quelle dello stesso sesso, ma coppie eterosessuali, ma coppie per esempio create da persone che hanno divorziato e che non possono ricostituirsi come famiglia, perché in Italia esiste una legge che regolamenta la separazione e il divorzio, che è folle, la separazione di 3 anni, che è un istituto che non esiste in moltissimi stati, e poi di 3 anni se tutti sono d'accordo, perché può essere ancora prolungata per altri anni, per cui addirittura lo Stato, che è quello che tutela la famiglia eterosessuale del mulino bianco, come dice Sergio Rovasio, sì. In realtà crea tutta una serie di impedimenti perché si possano ricostituire dopo un divorzio delle famiglie come loro dicono. Perché in realtà due persone si separano, hanno di fronte anni e anni, attraverso situazioni che si sono proprio prolungate dai 3 anni di separazione prima di arrivare alla richiesta del divorzio, e quindi il divorzio deve essere pronunciato e poi deve essere notificato al comune eccetera prima di poter creare una nuova famiglia, e quindi questa cosa ha necessariamente portato ad un crescere di famiglie, e sottolineo la parola famiglie, che non sono comunque contemplate nel nostro ordinamento. Quindi un manualetto di difesa secondo me è assolutamente fondamentale, dà la possibilità quantomeno di capire come muoversi e in che settori muoversi e come tutelare comunque le persone a cui tu vuoi bene. Perché Gabriella, io volevo farti un'altra domanda attinente sempre al libro dell'Associazione dei Certi Diritti, che riguarda l'espulsione del convivente non comunitario. Questo perché? Perché c'è una sentenza del Tribunale di Reggio Emilia che ha definito cose molto importanti, e si deve ringraziare soprattutto l'Associazione Radicale dei Certi Diritti e l'impegno di persone come te, che comunque si sono sempre interessati alle persone migranti. Tu stessa fai parte di due associazioni, che quella fondamentale è che sei responsabile dell'associazione Le Culture, vero? Le Sculture di Lecco. E poi fai parte anche del gruppo Io, giusto? Sì, sì. È Immigrazione e Omosessualità, che è un progetto nato proposto da Arcigay, che si è concretizzato a Milano attraverso l'aiuto di una serie di associazioni, per cui in realtà il progetto Io è una rete di associazioni che si occupano di persone
che chiedono asilo politico per orientamento sessuale. Però tu parlavi della sentenza di Reggio Emilia. All'interno del direttivo di diritti, sempre con Gianmario Felicetti, che è il grande capo, con la risata, nel senso che, vabbè, lo diciamo così, ma in senso buono, è quello che ha praticamente inventato la possibilità di fare delle cause pilote. Visto che io mi trovo molto in sintonia con lui, l'ho preso alla lettera e quindi ho cominciato a lavorare per istituire una serie di cause pilota. Una di queste è stata proprio quella che ci ha portato alla sentenza di Reggio Emilia, che ha stabilito che il marito, quindi di una persona italiana, marito dello stesso sesso, sposato in Spagna, ha il diritto ad avere il ricongiungimento familiare in Italia. Sì. Questo grazie al fatto che noi in questa specifica situazione non abbiamo fatto riferimento alle leggi che riguardano il diritto di famiglia, quindi non abbiamo chiesto il riconoscimento del matrimonio di queste due persone, no, certo, ma abbiamo fatto riferimento alle normative che riguardano la libera circolazione in Europa. Perché? Perché l'ordinamento che riguarda il diritto di famiglia è appannaggio di ogni Stato e quindi ognuno può fare quello che vuole, tant'è vero che in Europa ci sono i matrimoni tra persone dello stesso sesso, ci sono le unioni civili, ci sono i Pax, eccetera, eccetera. Ma sul diritto di circolazione del cittadino comunitario e dei loro familiari è chiarissima, questa è una norma che è stata recepita da tutti gli Stati. E lì è stata la nostra intuizione, il fatto di chiedere che il marito Rafael, uruguaiano, di un cittadino italiano fosse riconosciuto familiare di comunitario. Ed è lì che noi abbiamo giocato, grazie a Giulia Perin, che è un avvocato di Padova, bravissima, che ha dato subito la disponibilità a seguirci in questo progetto, in questa causa pilota, siamo riusciti ad affermare questo diritto, che è comunque fondamentale perché fa riferimento da una parte alla sentenza 138 del 2010 della Corte Costituzionale, che per la prima volta ha riconosciuto i diritti della coppia dello stesso sesso rispetto al diritto individuale, ma soprattutto il diritto di vivere liberamente la condizione di coppia. Questa sentenza ha aperto di fatto una serie di possibilità. Allora, Rafael, il nostro amico quello che materialmente ha presentato il ricorso, non era considerato familiare dalla questura di Reggio Emilia, perché nel nostro ordinamento non esiste questa figura, perché non è accettata, perché è contraria all'ordine pubblico. Invece il giudice di Reggio Emilia ha detto chiaramente che bisogna andare a verificare il fatto che lui sia coniuge nello stato in cui è avvenuto il matrimonio. Quindi, essendo coniuge, è rientrato tra i familiari che possono comunque accedere a questo diritto di libera circolazione. In Spagna, vero? Sì, loro si sono sposati in Spagna, ma la cosa bellissima è che questo è il primo documento che l'Italia ha dovuto rilasciare a una coppia dello stesso sesso. E io sono felicissima di essere riuscita a fare arrabbiare Giovanardi e Buttiglione. Il mulinaro bianco, come lo chiama Sergio. Assolutamente, assolutamente. Loro cosa hanno fatto? Ormai, dovevano comunque rilasciare questo documento, che tra l'altro non è un permesso di soggiorno, ma è una carta di soggiorno per lunghi soggiornanti nella comunità europea, quella che era la vecchia carta di soggiorno, quindi durata 5 anni, e la possibilità comunque di muoversi all'interno della comunità europea, che è un'altra cosa che è fondamentale. Ma la cosa fondamentale è che comunque da una parte c'è questo riconoscimento e dall'altro Rafael risulta celibe, come Flavio risulta celibe, come il nostro compagno e amico e
Ottavio Marzocchi sposato con Simo, nel momento in cui dovesse compilare in Italia un documento, un'autocertificazione che dica qual è il suo stato civile, lui dovrebbe scrivere sposato in Spagna, sposato in Belgio, celibe in Italia, ed è una cosa folle. Allora io spero che con questo libro, compratelo, io voglio dirvi una cosa, tutto ciò che noi guadagneremo, che sarà poco, ma con questo libro andrà a certi diritti, all'Associazione Radicale Certi Diritti, e siamo tutti d'accordo. Quanto costa? Diciamolo. Costa 12 euro ed è stampa, ed è editato da Stampa Alternativa, che a cui l'abbiamo proposto e che è subito accettato questa, la questa proposta che noi abbiamo fatto. Tutti i soldi che noi guadagneremo andranno a certi diritti per continuare questa battaglia, che è una battaglia principe per la laicità dello Stato. Io non mi stanco di dire e di sostenere che uno Stato laico deve essere inclusivo. Esiste una realtà, la deve normare. Esistono delle coppie non matrimoniali, non possiamo lasciarle in balia di queste cose. Qualche mese fa è morto, io abito a Lecco, un alpinista che si chiama Bonatti, che era conosciuto a livello internazionale. Sì, la compagna di una vita, quando lui è entrato in ospedale, è stata allontanata perché loro non erano sposati. È un'aberrazione che deve finire. Allora, io credo che le persone, noi abbiamo dato un piccolo strumento di sopravvivenza, di autodifesa, e mi auguro molto che le persone prendano coscienza che questo Stato sta sbagliando, non riconoscendo loro dei diritti che sono fondamentali, e che poi, una volta arrabbiati, magari si rivolgano a noi, perché con loro possiamo fare delle cause pilota, e io sono sicura che le vinciamo, perché noi abbiamo profondamente ragione. Sei ottimista, lo sanno tutti quelli dell'Associazione Certi Diritti, chi li conosce. Poi tra l'altro tu curi anche le news dell'associazione, e spiega un attimino di cosa ti occupi tu nell'associazione, ma è molto importante quello che fai, divulghi tu. Allora, prima di tutto io voglio premettere che questa battaglia potrà avere una possibilità di essere finta nel momento in cui tutte le associazioni LGBT eccetera eccetera usciranno dai loro iscritti e dal loro piccolo circolo, perché questa è una battaglia di tutto lo Stato italiano. Saranno dei parlamentari eterosessuali che andranno a votare queste norme, e infatti io sono già sicura che la Commissione Giustizia, che in questi giorni sta incominciando a discutere queste 8 proposte per dare la possibilità anche in Italia di avere delle unioni civili, non finiranno in niente come è successo. Però il discorso è questo: noi dobbiamo fare questa una battaglia di civiltà, e nel momento in cui uno Stato è laico deve per forza essere inclusivo dei suoi cittadini, non può creare cittadini di serie A, B, C eccetera. Questo non toglie niente a nessuno, perché le persone religiose di qualsiasi religione potranno comunque rispettare le loro normative, ma si darà la possibilità alle persone che religiose non sono, che hanno altre condizioni della vita o altre situazioni nella vita, perché non dimentichiamoci, Casini è uno che sostiene la Sacra Famiglia del Mulino Bianco, che è comunque una persona separata, che nel momento in cui lui era stato in Parlamento, il ministro è riuscito a far riconoscere, per esempio, l'assistenza sanitaria dei parlamentari anche ai conviventi, guarda caso, e non solo agli sposi legittimi, e adesso è in prima fila quando ci sarà il Family Day a difendere questa famiglia. Ma comunque questa è una polemica mia, la cosa fondamentale è che comunque ognuno possa essere libero di vivere la sua condizione, le sue scelte in uno Stato che comunque lo accolga.
alla fine alcune delle motivazioni per cui le coppie dello stesso sesso non possono essere riconosciute, l'ha detto Giovanardi, come fa di solito lui, per esempio non potrà mai essere riconosciuta la pensione di reversibilità a due persone che vivono insieme da tanti anni, perché questo è un danno per l'erario. Ma queste persone sono le stesse che pagano le tasse, sempre, e come tutti. E quindi hanno come tutti i diritti ad accedere a queste possibilità. Anche perché sono dei cittadini votanti, che comunque hanno un peso a livello anche politico. Cioè dovrebbero svegliarsi e che fare come fanno in America. Con la legge che c'è adesso non hai nemmeno la possibilità di scegliere a chi votare su una lista che ti propongono. E quindi speriamo che cambi questa modalità per cui la gente possa davvero scegliere chi va a votare, chi lo rappresenta, e non siano le segreterie dei partiti ad imporre i loro candidati, perché questa non è libertà, questa è una oligarchia italiana in cui 30 persone hanno deciso la composizione della Camera e del Senato. E questo è un argomento ancora più ampio, però io credo che la gente debba essere informata per poter decidere, e su questo a questo ci credo. Poi mi rendo anche conto che i mezzi di comunicazione che ci sono talmente martellanti che le persone possono anche far fatica a decidere e a scegliere. Però questa è la via per affermare veramente l'Italia come stato democratico. Perché Chiara, guarda, sei stata veramente interessantissima. Il nostro tempo purtroppo sta scadendo. Io però, a nome di tutta l'Associazione Liberi TV, ti invito nuovamente, perché noi vogliamo essere sempre più aggiornati sulle iniziative dell'Associazione Radicale Certi Diritti e soprattutto delle tue iniziative, perché ci interessa anche la questione delle persone migranti. Scusa, posso aggiungere una cosa? Certo, io vi invito ad iscrivervi sulla newsletter www.certidiritti.it per due motivi. Beh, perché già dalla settimana prossima partirà una sorpresa, per cui non ci sarà solo la newsletter settimanale che verrà inviata a tutte le persone che lo richiedono in maniera del tutto gratuita, ma stiamo lavorando per creare anche una rassegna stampa commentata da poter audio da poter scaricare e potersi sentire. E la seconda cosa, perché Certi Diritti, l'Associazione Radicale Certi Diritti, vive dell'aiuto delle persone, aiuto che può essere la militanza, ma può essere soprattutto l'iscrizione, può essere l'aiuto che ci arriva, può essere il contatto e la messa a disposizione delle competenze di ognuno. Noi parlavamo del libro Certi Diritti, che le coppie conviventi non sanno di avere. Noi, ce l'ho qua pure io. In base a questo libro partiremo prossimamente con un sito di soccorso civile in cui una rete di avvocati che noi stiamo creando e che ci ha già dato la disponibilità, approfondiremo tutti gli argomenti che sono contenuti in questo libro. Questo vuol dire comunque creare una sinergia, perché comunque non siamo soli a credere che le cose che abbiamo scritto qui non vadano bene, insomma. Certo. E ci sarà la possibilità per le persone di chiedere comunque delle consulenze e magari di condividere con noi una parte della loro vita, come hanno fatto Flavio e Rafael in un percorso di affermazione dei diritti, che è la cosa fondamentale, perché ogni persona che ci ha chiesto e ci ha contattato in questo periodo ha avuto da noi delle risposte, e noi stiamo comunque continuando su questa via. Lo Stato non ci vuole garantire, noi continuiamo a chiedere allo Stato che venga riformato il diritto di famiglia e che in questo diritto di famiglia vengano comprese anche le coppie dello stesso genere, dello stesso sesso. Non ci arrivano risposte positive, continueremo a rivolgerci alla magistratura, perché finalmente la magistratura italiana
sta tenendo conto di quelle che sono le normative europee e l'Italia fa parte dell'Europa, non può rimanere il fanalino di coda dell'Europa sui diritti individuali delle persone e delle coppie e delle famiglie, perché le famiglie non sono quelle che dice il Vaticano, una, sono tanti modi di essere famiglia. Gabriella, io termino, guarda, questa cosa proprio sulle famiglie. Qualche tempo fa sentivo un commento che è quello secondo me giusto. Diceva qualcuno: la famiglia è una sola, ed è vero, la famiglia è una sola ed è fondata da due persone che si amano. Basta, solo due persone che si amano, certo, non specifichiamo né il sesso né niente. Anche di più, perché nel momento anche di più ci sono dei figli, possono essere anche più persone, e ci sono 170.000 certo. figli minori italiani che non sono tutelati perché vivono in famiglie ricostituite tra persone che vivono insieme e che sono gay, lesbiche o altro, ed è aberrante. Lo so. Questo è il diritto dei minori. Gabriella, ti ringrazio tantissimo, ma qua stiamo rubando il tempo all'altra trasmissione e qui se no il buon Gian... il nostro libro, diciamolo, comprate il libro scritto insieme a Bruno De Filippis, Gianmario Felicetti e Filomena Gallo, logicamente di Gabriella Friso, le certi diritti che le coppie conviventi non sanno di avere, lo trovate in tutte le librerie e poi sul sito dell'associazione radicale Certi Diritti, www.certidiritti.it, al prezzo di 12 euro, è logico che 12 euro sono un contributo, potete iscrivervi, potete fare tanto di più anche partecipando alle attività dell'associazione Radicale Certi Diritti. Grazie tante Gabriella, io ti invito di nuovo in trasmissione, per il momento passiamo la linea alla regia Donato Volpicella e alla trasmissione successiva che invece sarà diretta da Gianni Colacione. Grazie Gabriella. Ciao a tutti.